Era una partita molto attesa e non solo per la rivalità che contraddistingue le due piazze così vicine e paradossalmente così lontane. Alla fine il derby del Palaciotola di Terontola è stato avvincente sotto tutti i profili e ha visto di misura il successo del Foiano, che sta dando continuità alla vittoria ottenuta 7 giorni prima a spese della formazione del Firenze Ovest. E per il Cortona un punto che non può certo soddisfare. La squadra allenata da Marcello Peretti ha accusato delle battute a vuoto, soprattutto nel muro, e buon gioco ha avuto il Foiano, che ha sfruttato la verve realizzativa del solito Dorini, giocatore a cui manca solo qualche centimetro per essere più competitivo a livelli più alti. E pensare che i padroni di casa erano partiti bene, vincendo i primi due set, il primo per 25-18, abbastanza nettamente. Sembrava mettersi in discesa per i biancazzurri la partita, ma la reazione del Foiano è stata veemente, al punto che il terzo e quarto set si sono conclusi con lo stesso punteggio, 23-25 per gli ospiti. Quindi partita riaperta e decisa al tie break, che ha visto il Foiano più determinato e chiudere a proprio favore con il punteggio di 12-15. Per il Cortona non è rimasto che il punto della consolazione. Fa festa il Foiano, che incassa anche una vittoria di prestigio. E a proposito, la firma d'autore ce l'ha messa lo zio Iebba, ancora lui.